Staremo a vedere. Staremo a vedere, ma Però già all'epoca del processo Pacciani, lei mi insegna perché era lì in prima linea, c'erano gli innocentisti e i oh, colpevolisti, assolutamente, c'era c'era Mario Spezzi che era Mario, assolutamente, assolutamente. sì, cioè, noi con Mario Spezzi abbiamo lavorato insieme tanti anni, eravamo tutti e due in cronaca e non coincidevano mai le nostre conclusioni. Lui mi contestava alcune cose, io gliele contestavo, ma sempre amichevolmente, per amor di Dio, perché io, Mario Spezzi, secondo me, è stato un genio incompreso. Mario Spezzi è stato un giornalista investigatore che non ha avuto quel riconoscimento. Se si va a leggere non solo i suoi libri, che io ce l'ho qua, ma basta leggere un libro che lui ha scritto, indipendentemente da il violinista verde, c'ha degli spunti di un acume. Che è un acume eccezionale, ma lui è veramente, lui è, era di una bravura che non gli è stata riconosciuta. Però sul Secondo mostro non me, convenne. no, lui ha scritto delle cose, certo, lui ha seguito fino in fondo la pista, Sa. la pista sarda, e lui ci sarebbe ora, diciamo, incaponito. Aveva anche degli sputi di una certa età, tant'è che accanto a tutti i delitti del mostro, non solo i 16 delitti del mostro di Firenze e non solo i 3 suicidi, ma qui ci sono state anche 5 morti stranissime, fra cui quella di Vinci con il suo, cosa Vinci Servo pastore. col suo servo pastore, la figlia della, diciamo, Malatesta. amante, la figlia della la, 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 Malatesta. non Silvia, Milvia, Milva. la Milva col bambino, capito? Il bambino della Milva, quel suicidio finto. E come li colleghiamo queste morti collaterali col Pacciani? Quando io ho detto, quando io all'inizio ho detto ci sono tanti interrogativi che sono senza risposta e che io dico, ancora mi continuano non ad assillarmi, però mi lasciano. Io sono circondato da tutti questi ricordi miei, e uno dei principali è questo, sempre il mostro di Firenze. E quindi ecco, a inizio intervista dicevamo che ci eravamo promessi di non parlare di chi fosse il mostro di Firenze, ma di parlare un po' di queste retroscena, che uno personale suo che ricorda un episodio suo inedito di questa vicenda, al processo, o comunque un articolo. Che ha No, è scritto. una cosa che non ho scritto. È una cosa che non ho scritto, è che, dunque, risalire al periodo non mi ricordo. C'era un magistrato che era stato, all'inizio aveva preso parte, poi era giovane, troppo giovane, e Vigna non lo aveva, diciamo, emarginato. E lui mi chiese, dice Mario, io ho un'idea di questo mostro di Firenze, però bisogna che ci sia, tu mi dia una mano. Se mi dai una mano, si potrebbe fare, te potresti fare uno scoop eccezionale e io potrei guadagnare credibilità, prestigio, e insomma, non l'ho mai scritto, non l'ho potuto scrivere, ed è quindi inedito, del tutto inedito. Per 4 mattine nel febbraio del 1000, se non mi ricordo, 80, beh, insomma, Negli anni 80. negli anni 80, dopo gli ultimi delitti del mostro, però, quindi si risale a qualche anno dopo, lui si organizzò e con la Mucchi Latte, l'azienda che porta il latte in tutta la Toscana e oltre, si fece dare un furgone e noi la mattina alle 4 del mattino si andava in una zona nei pressi di
di Scandicci, quella zona lì, e si faceva finta di essere avevamo tutta così lo bianco tutti e due, avevamo questo furgone Mucchi latte, i furgoni ci davano questo latte dentro, ovviamente non c'era il latte, c'era l'acqua, e ovviamente non erano pieni perché sennò per spostarli, perché lui si era messo in testa che doveva essere un fornaio. Lui inseguiva, non lo so come gli era venuto, o se gliel'avevano segnalato qualcuno. Aveva sospetto di questo qui e quindi per 4 mattine, perché io mi sono fermato perché 4 mattine alzarsi alle 3 di notte per andare lì sul posto alle 4 e stare lì un freddo cane, ma freddo freddo freddo, perché bisognava far finta di essere, ci si spostava, stava attenti quando questo usciva di casa dove andava, perché poi io mi sono fermato e gli ho detto: senti, No, mi non era un fornaio. dispiace, mi dispiace, poi non è, poi si è saputo che il fornaio non c'era niente. E non erano naturalmente né mele né mucciarini che successivamente furono indicati erroneamente per il mostro di Firenze. Quindi chiudiamo dicendo che il mostro non era un fornaio. Diciamo che non era fornaio, esattamente, bravo, ottimo, ottimo.